che lui è uno scrittore, lui è un cantante ed è anche un attore. Lui è un attore perché ha partecipato a numerosissimi film come L'amore segreto, L'amore spezzato, e ha partecipato anche a sitcom di Rai 2 come piloti. Dicevo, lui è un varesino con la passione proprio per le Ferrari, perché sin dagli anni 80 è stato molto vicino a, diciamo, il club di Maranello e diventa molto amico del mitico segretario di Enzo Ferrari, Valerio Stradi. Lui è un artista perché ha saputo conciliare tutte queste passioni con la musica, e proprio con la musica ha saputo, come dire, coronare il suo sogno per la Ferrari dedicando proprio una canzone. La canzone si intitola Ferrari, ci canta questo brano Mauro Racanello. Come sangue che ho nelle vene, lei mi fa volare. Rossa come sangue che ho dentro me, lei mi fa sognare. Bravissimo, complimenti. Diciamo che
È facile dedicare una canzone alla Ferrari, è un po' più difficile dedicare, che so, una canzone alla Panda, alla 126, insomma, diciamo che è un po' paraculo, però è comunque molto bravo. Allora. Lui è uno scrittore, lui è un cantante ed è anche un attore. Lui è un attore perché ha partecipato a numerosissimi film come L'amore segreto, L'amore spezzato, e ha partecipato anche a sitcom di Rai 2 come piloti. Dicevo, lui è un varesino con la passione proprio per le Ferrari, perché sin dagli anni 80 è stato molto vicino a, diciamo, il club di Maranello, e diventa molto amico del mitico segretario di Enzo Ferrari, Valerio Stradi. Lui è un artista perché ha saputo conciliare tutte queste passioni con la musica, e proprio con la musica ha saputo, come dire, coronare il suo sogno per la Ferrari dedicando proprio una canzone. La canzone si intitola Ferrari, ci canta questo brano Mauro Racanello. Yeah.
Mauro Raccanello, bravissimo, complimenti. Diciamo che è facile dedicare una canzone alla Ferrari, è un po' più difficile dedicare, che so, una canzone alla Panda, alla 126, insomma, diciamo che è un po' paraculo, però è comunque molto bravo. Allora. E si è conclusa poco fa, vediamo. Titoli mondiali in bacheca, Italia-Brasile è la partita delle partite e anche se la posta in palio è solo la semifinale di Confederations Cup, la tensione in casa azzurra è palpabile, specie dopo le critiche seguite. Con il suo Bifidus Acti Regularis, agendo nell'intestino.